Di caffè insieme ne abbiamo bevuti tantissimi perché noi siamo amiche da molto, molto, molto tempo. Vero Rita? Intanto grazie per essere con me. Allora, ma da quanti anni ci conosciamo noi? 48? Mamma mia. Ma te la ricordi la prima volta che ci siamo incontrate? Alla scuola di danza, ai saggi di Enzo Paolo. Non mi ricordo se era al Teatro Tenda o all'epoca al Brancaccio. Io ho anche una foto con tuo fratello che mi tiene in presa così per entrare nel saggio di classi. Senti, il caffè lo prendi dolce o amaro? Io amaro. Amaro? Con una puntina di latte. Però non ce l'hai, ce l'ho. Lo so, io lo so, ma dopo lo prendiamo. Senti, di quei periodi lì, appunto il periodo della scuola di danza, quali sono proprio i ricordi più belli che hai? Per assurdo, la grande fatica. Il grande impegno che ci mettevamo, la nostra costanza, la nostra forza di volontà che poi era comune a tutti e che ci ha accompagnato negli anni. E poi il fatto di essere molto uniti fra di noi, questa è una cosa che adesso c'è meno. C'era una sana competizione, ci si aiutava tra di noi e ancora adesso con alcuni, tu lo sai, ci vediamo, ci sentiamo. Però magari... insomma non c'era lo sgambetto. No, non c'era, all'epoca non c'era. Senti, che bambina sei stata, Rita? Una rompiscatole, un po' viziata, e una che non mangiava niente. Difficile? Difficile, sì. No, poi ero a scuola, andavo bene, mi impegnavo così, però ero una rompiscatole e non dormivo senza il cuscino e se non c'era il buio e quello e quell'altro. Adesso è cambiato, come ho cominciato a lavorare tutti sti vizi li ho levati. E la passione per la danza? Cioè ti ricordi un momento in cui hai detto questo deve essere il mio lavoro? Sì, me lo ricordo perfettamente e tra l'altro pensa con il classico, cioè avevo 14 anni. Io facevo sia la scuola di Enzo Paolo che il balletto di Roma e la signora Paola Iorio all'epoca, che era una delle insegnanti più importanti che c'erano al balletto, chiamò mia madre e le disse che io non avrei mai potuto fare la ballerina perché c'avevo un problema alle ginocchia che si stendevano troppo e quindi che insomma non aveva senso che io continuassi a studiare. Non me l'avesse mai detto, io... quello mi ha fatto scattare una tigna, una rabbia e... per cui ho detto no, io voglio fare la ballerina e voglio fare la ballerina classica. Poi ho cominciato con Enzo Paolo a studiare sia classico che moderno e alla fine mi sono ritrovata a fare una tournée Coriella Dorella dalle punte al rock, quindi iniziavamo con le scarpe da punta e finivamo col tacco e lì ho capito che forse poteva essere la mia strada. Il tuo lavoro. Sì. Senti, ci sono stati dei miti di riferimento, perché ognuno di noi, no, ha un po' dei personaggi che ama particolarmente. Quali sono stati i tuoi? Beh, all'epoca nostra se ne conoscevano poche. C'era un po' la Fracci per il classico e per il moderno un po' la Carrà e un po' anche Eder, no, che era stata... comunque con Franco, con lei che aveva un po' cambiato lo stile televisivo, così. Con te sono cresciuta insieme, quindi eh sì, non potevi essere mio mito. Assolutamente. Però insomma noi abbiamo sognato di poter vivere di questo, certo, no? Di questa passione, devo dire insomma che in modi diversi, però ci siamo riuscite. Tu sei stata una bravissima ballerina perché hai lavorato per tanti anni, poi sei diventata un'ottima coreografa. Ecco, raccontami un po'. Come fai le tue coreografie? Cioè come nascono le tue coreografie? A cosa ti ispiri? Allora, quando io devo coreografare una cosa, prendo la musica, me la metto nelle orecchie e ci faccio qualunque cosa. La sento, l'ascolto mentre cucino, mentre sono in macchina, mentre mi faccio la doccia, mentre vado al parrucchiere. L'ascolto di continuo. Poi improvvisamente mi viene il guizzo del movimento, della cosa, al di là del passo che poi monto in sala prove con mio assistente, però che ne so, la chicca, il movimento particolare, faccio un esempio quello di Rapunzel, della R, quello stavo in macchina e dicevo, vai, questa cosa però deve diventare una sorta
di tormentone, un po' tipo ragazze pompone, un po' qui, un po' là, e alla fine mi è uscita questa cosa delle lettere dell'alfabeto fatte con il busto, insomma. Però se ci pensi, no, non so, un pittore ha, no, pennello, colori, quindi riesce a creare una sua opera, un coreografo mette immaginazione, mette creatività, mette talento, però poi ha un'intermediazione perché parla attraverso il corpo dei ballerini. Ecco, come la Esatto. vivi questa intermediazione? Dipende chi ho davanti, nel senso che a volte ti capita di avere dei ballerini che subito entrano in sintonia con te e quindi riescono a parlare lo stesso tuo linguaggio. Alle volte è un po' più faticoso, quindi dagli e prova e prova e prova e ripeti e parlaci e fargli capire i concetti, fargli anche degli esempi che a volte sono completamente lontani da quello che è la danza, però poi alla fine ti porti a casa. Poi è chiaro che quando loro stanno lì e fanno quello che gli ho detto di fare io, a me mi viene l'ansia a mille, perché alla fine sei nelle loro mani, no? Non puoi più fare Guai a non niente. avere ansia, guai a non avere, questo è un mestiere che è fatto di ansia, quindi Assolutamente. un bravo coreografo, secondo te può far ballare anche un ballerino mediocre o un non ballerino? Secondo me quella è la forza di un bravo coreografo, perché far ballare uno bravo è facile. Quindi quando hai a che fare con delle persone che non sono preparate ad alti livelli o che proprio non hanno mai fatto danza in vita loro, è lì che devi andare a trovare il movimento che gli si adatta fisicamente, devi capire quali sono le sue doti per cercare di metterle In in evidenza. Ecco, evidenza e quindi cercare di portarlo fuori al meglio, è chiaro. dimmi però il tuo miracolo più grande, cioè il personaggio che tu sei riuscita a far muovere, che tutti ti avevano detto che non ce l'avresti mai fatta. Ce ne sono diversi, la lista è lunga. Posso dirti Amadeus quando abbiamo fatto Grease, che ancora oggi mi Beh, dice anche la mia Giampiero, maestra di effettivamente, danza, ancora anche Giampiero. Giampiero. Beh, a Grease ce n'erano diversi. Gianfranco Fino, erano tutti poi alla prima esperienza di musical, anche Pietro Pignatelli. Se usciamo fuori da Grease, anche Pannofino, quando ho fatto le coreografie del tempo, se il tempo fosse un gambero. Ultimamente anche Petrelli a Dominica Inn. Proprio che gli ho costruito delle robe intorno, c'aveva i Leggo tutori. proprio la fatica nei tuoi occhi. C'avevo sempre tutti i ballerini messi davanti, e qualcuno gli toccava la spalla che sapeva quando doveva andare di qua e di là. Lui è stata un'altra Scommessa scommessa vinta. vinta. E poi sto pensando di donne meno, sai, Perché le forse. donne sono capaci. Che Le donne sono più capaci, poi bene o sappiano ballare o non male. sappiano Un ballare. pochino di danza, una donna ha fatto danza, ha fatto ginnastica artistica, quindi comunque un pochino di movimento lo fa. Ho fatto ballare anche delle persone che non ho mai visto in sala prove. Quest'anno quando ho fatto Cioè, cos'è stato un l'apertura, rapporto telepatico? Come... tramite telefono, finché non l'hanno levato proprio, all'apertura del GF. Questa donna doveva fare un balletto con 10 uomini, ma col problema del Covid e tutto erano già rinchiusi dentro gli hotel con tamponi e tutto, quindi io facevo la sala prove con i ragazzi, io facevo il suo posto, le mandavo i video, poi lei me li rimandava, ma lei era poverina in hotel senza musica perché se usava il telefono per fare i video non poteva mettere la musica. E calcola che io, quando lei arrivava con la macchina, le ho calcolato quanti passi doveva fare per arrivare al centro del parco per trovarsi poi tutti i ballerini intorno e l'abbiamo portata a casa. Sempre più Sempre più difficile. difficile. Mamma mia, senti, c'è uno spettacolo, Rita, o un programma televisivo per cui hai curato le coreografie che non rifaresti più? No, perché comunque da ogni programma che fai c'è
cerco sempre di, ogni programma che faccio, cerco sempre di prendere la nota positiva, anche se ci sono dei problemi, se il conduttore non è il massimo della vita, se c'hai mille difficoltà, se c'hai gli autori che ti cambiano la musica all'ultimo momento e ti dicono tanto è uguale, non importa, e tu hai montato, che ne so, West Side Story, ti danno grise, dici tanto è uguale, non è vero per niente. Però insomma io cerco sempre di, tu lo sai, mi conosci, sono una positiva, quindi Sei una persona che si sa molto ma adattare. adatto, tanto non si può fare altrimenti, no? Perché sennò uno dice, vabbè, non si lavora neanche più come lavoravamo noi, quindi con la settimana di sala prove, Per con preparare un balletto, certo. tutte le attenzioni del caso, adesso se c'hai 2 giorni ti devi ritenere fortunata, per cui uno di necessità fa virtù e quindi cerca di portarsi a casa il meglio, per cui no, non c'è nessun programma Invece un così a programma memoria. o uno spettacolo che rifaresti 100 volte se te lo chiedessero? Guarda, mi sono molto divertita anni fa, tu tra l'altro venisti come ospite ed era Attenti a quei due, che inizialmente avevo solo gli stacchetti, la prima edizione, ed era con Fabrizio e Max Giusti, Fabrizio Frizzi e Max Giusti. Poi il secondo anno, il terzo anno l'abbiamo fatto con Paola Perego e Biagio Femminile. Izzo e mi sono divertita moltissimo. Dovevamo fare solo i 2 balletti per gli ospiti, alla fine facevamo tutto, l'accompagno a tutti, pure a quelli che dovevano andare a casa. Abbiamo fatto qualunque cosa, vedevo arrivare in sala prove gli autori con Le il richieste. CD così e i ballerini diventavano pazzi. Però è un programma dove mi sono molto divertita e tra l'altro abbiamo lavorato 3 mesi a Napoli, stando tutti nello stesso albergo, quindi facevamo colazione, pranzo, cena, tutti insieme, poi in sala prove tutti insieme e c'è stata un'armonia meravigliosa, un gruppo È fantastico. Tra diventata una l'altro specie di famiglia. erano, esatto, erano tanti perché erano 10 donne e 6 uomini, quindi, però è stato un bel lavoro, me lo ricordo con grande piacere, lo rifarei. Senti, c'è un personaggio, uomo o donna, che sia con il quale avresti voluto tanto lavorare e non ci sei mai riuscita? Faccio un check. Non lo so. Ma anche il sogno, cioè anche un personaggio, capito, internazionale, Ah, cioè Johnny quei Depp. personaggi. Ti piacerebbe Mi lavorare? piacerebbe Ah, lavorare con Johnny come Depp, sì. mai? Così, perché mi fa figo. Io non so nemmeno se balla. Non fa niente, tanto ho A fatto ballare due. tutti, quindi secondo me lui poi si muove bene. Possiamo provare, no? Voglio dire, io Vabbè, mi ma non è mai detto, candido. mai dire mai nella Tra l'altro vita. adesso l'ho rivisto in una pubblicità, è tornato in forma smagliante, si era un po' perso negli Beh, vabbè, ultimi insomma, non anni. è No, che ha passato proprio questi ultimi anni, non è che li ha passati no, proprio no, infatti. meravigliosamente. Senti, io e te abbiamo lavorato tanto, no? Beh, noi ci conosciamo da così tanto Abbiamo fatto tempo. un sacco di follie E, insieme. sì, e tu prima di essere coreografa, cioè ci siamo conosciute come ballerine, poi io ti ho conosciuto e abbiamo lavorato insieme perché tu eri anche Di assistente Franco. alla coreografia. E io mi ricordo di Grease, perché è stata l'esperienza che abbiamo condiviso in cui tu eri assistente il primo anno. E io ti ho confidato, sei stata la prima persona a cui ho confidato di essere incinta Incinta. dei gemelli. Tu non lo sapevi dei Non gemelli, sapevo che erano perché no, gemelli, perché però non te sapevo che l'avevo eri incinta. detto, te lo ricordi Come bene? no, me lo ricordo, eravamo alla scuola di Giacomo Molinari e prima di iniziare le prove tu mi chiamassi e mi dicessi guarda, dovremmo cambiare quella coreografia con i saltini perché io sono incinta e forse non mi fa benissimo. Io così felicissima perché poi chiaramente fra me e te oltre che rapporto di lavoro c'è un rapporto di amicizia, quindi molto felice. E quando ho cominciato poi la sala prove, che ho cambiato la coreografia, tutti continuavano a dirmi: no, ma qui non c'erano i passi, qui c'erano i saltini. Ho capito, voglio cambiare, posso cambiare, voglio fare i saltini, non li voglio più i saltini, perché non potevo chiaramente. Tu lo sai che se mi dici una cosa e mi dici di non Avevamo dirla, io mentito, avevamo neanche mentito, sotto ma era una tortura. bugia, bianca, era È una bugia certo, è buona. certo, non potevamo. Senti, ma ti ricordi anche quella volta che ti ho chiesto di fare la coreografia davanti a me perché io non mi ricordavo i E passi? che ho Come è sbagliato andata a tutto io. finire? Come è andata a finire? Ricordamelo un po'. Allora, era la coreografia delle Delle ragazze ragazze pompon. pompon. Io me lo ricordo, ogni tanto lo racconto a qualcuno perché dico, l'unica volta nella mia vita in cui ho visto Lorella un attimo
preoccupata perché quello non aveva una sequenzialità di movimento, era ginnastica praticamente. E quindi tu mi dicessi: mettiti quei 5 centimetri più avanti a me in modo che io copio. Io me lo ricordo ancora adesso. Dai ragazzi, alleniamoci. Pa, 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 pa. Se tu me lo chiedi adesso, io lo so, sono arrivata lì, il nero. Mi sono sentita quella di dietro, mi è arrivata addosso perché dovevamo fare il quadrato, ti ricordi? Sì, c'era un Guarda. carré. Cioè, mi ha dato questa responsabilità ed era la sera della prima di Grise, dove io ho dovuto ballare perché c'era la ragazza che si era fatta male alla caviglia 3 giorni dal E debutto. quindi lei praticamente da assistente coreografa, senza aver Buttata in mai mezzo. provato una volta, si è buttata, le hanno messo il vestito addosso E e c'avevo ha pure le fatto tutto lo coliche. Ti ricordi che spettacolo. c'avevo le coliche, c'avevo il calcolo alla coliciste, che come Simonetta è rientrata io sono andata a levarlo il calcolo. Vabbè. Vabbè, insomma, noi potremmo scrivere veramente quattro libri. Vogliamo parlare di quando andavamo in giro a cercare qualunque tipo di disciplina da fare per stare in forma, dallo yoga al Sì, perché io e lei Pilates. siamo un po' due matte, la verità è Sì, questa. quello sì. Tuttora. Sì, continuiamo a esserlo, assolutamente. Infatti ho usato il presente. Senti, Rita, oggi sei una donna molto, molto affermata, no? Contenta. C'è un sogno che hai ancora che vorresti realizzare? Ma guarda, io ti dico, sono molto contenta di dove sono arrivata. E non me l'aspettavo. A volte mi sento molto quasi a disagio quando mi sento chiamare maestra, quando mi fanno una serie di complimenti e tutto. Quindi io sono contenta di questo, sono contenta di dove sono arrivata. Chiaramente, proprio per carattere, sono una che mi piace cercare di fare sempre qualcosa di più e qualcosa di bello. Se mi chiedi in questo momento della mia vita che cosa più desidererei, è il bene dei miei figli. Quello. Vabbè, e qui mi pare insomma che ci troveremmo sempre d'accordo. Aspetta un attimo, che io devo prendere una cosa, scusa. Aspetta Allora, non è che io regalo le ranocchiette così a caso, le regalo perché Rita fa collezione di rane di ogni genere e tipo. Allora tu mi devi spiegare una volta per tutte perché. Allora, guarda, è stata assolutamente casuale. Quando andai a vivere nella nuova casa che prendemmo con mamma e papà, e poi la parte di sotto abitava mamma e papà, sopra avevo fatto un piccolissimo appartamento per me, c'era nel muro una rientranza e io ci feci fare delle mensole. Poi girando così, fra una tournée, una serata, un pomeriggio in giro con le amiche, ogni tanto vedevo queste ranocche che mi piacevano, ne compravo una, poi ne ho comprata un'altra e alla fine quello era diventato l'angolo delle ranocche. A posteriori, un giorno ho scoperto che per il popolo azteco la rana era il simbolo della nuova vita, del cambio. Di un cambio importante della tua vita. E quindi, guarda, fatta il caso, io ho cominciato a fare questa collezione delle ranocchie nel momento in cui ho cominciato a vivere da sola, che comunque era un cambiamento, no? Da super coccolata a casa di mamma e papà col pranzo e la cena sempre pronti, e All'essere là e stira e indipendente. fai la spesa. E poi tutti coloro che mi conoscono, come te, sanno di questa mia passione e quindi vanno in giro, trovano una ranocchia e ce l'ho in ogni luogo a casa. Ma hai fatto il Ma conto di quante ne hai? saranno 400, 500, ce l'ho sul terrazzo, ce l'ho come zerbino, ce l'ho come portasapone, ce l'ho come orecchino, come collana, ce l'ho tatuata. Ce l'ho. Però dimmi la verità, tu qualche volta ci avrai provato con una di queste rane a baciare, a vedere se si trasformava in principe azzurro? Niente. Mai. Niente. Mi sono dovuta tenere colui che ho sposato 23 anni fa, Però nonostante dimmi un po' la il tuo ranocchia. principe azzurro. Cioè, se dovessi pensare al tuo uomo ideale, quali Oh, sono i pregi? mamma. Allora, intanto vorrei un uomo che mi amasse, vabbè, ma quello ce l'ho. Buonanotte al secchio, abbiamo risolto questo problema. Però un uomo che pensasse, che avesse la sensibilità che abbiamo noi donne, quindi sto principe azzurro, secondo me, è difficile da trovare perché per quanto sia un uomo con la sensibilità nostra, io non l'ho ancora nostra, parlo di noi donne, che afferra pure il minimo
Alito di vento non l'ho ancora trovato, qui mi daranno giù tutti gli uomini che mi circondano, però. No, beh, certo che se cerchi proprio il sensibile al mille per mille è complicato, però insomma di persone anche più fragili che non abbiano paura di mostrare le loro fragilità, per fortuna oggi No, no, insomma quello ce ne sono, sì, eh. Gli uomini hanno però. capito che si possono anche un po' più lasciare andare, secondo me. Però Sì. allora mi devi spiegare che cosa ti ha fatto innamorare di Lino. Sto parlando di Lino Tatalo, che è un produttore televisivo, che è l'uomo con cui insomma Ma guarda, vivi una bella storia è d'amore. stata un insieme di cose. Mi ha attratto molto la sua vitalità, la sua curiosità, la sua voglia di fare, per cui abbiamo scoperto parlando di avere tante passioni in comune, i viaggi, il cinema. E poi da lì, io tra l'altro ho conosciuto Lino quando poi mi ero appena separata dal mio primo marito, per cui lungi da me l'idea di trovare subito un altro uomo, no? Però mi sono ritrovata travolta da questo amore molto, anche molto forte, di passione, e tutto è nato per colpa tua, Sempre per colpa mia, sempre sempre per colpa colpa mia. tua. Senti, ma Lino sa cucinare? No, perché oggi vanno molto di moda, Allora, diciamo, i sex symbol sono un po' diventati gli chef, Lino non è male a cucinare, non sa fare la carbonara, invece è convinto di saperla fare molto bene, mi ci mette il latte e io lo odio perché non ci va. insomma, essendo romana, romana. Il latte nella carbonara non si può sentire. È bravo fuori nel barbecue, fa anche delle buone paste col pesce, con le vongole, così non esageriamo, però non è uno Sei più chef, brava tu in cucina, ma assolutamente, sa assolutamente. ballare? Balla, sì. Lo sai che io l'audizione, forse non te l'ho mai detto, o forse sì, non mi ricordo, l'audizione per gli attori di Grease, quando facemmo le audizioni per il primo Grease, le ho montate, chiaramente avevo montato la coreografia, Franco mi aveva detto monta la coreografia per i ballerini, quindi con tecniche e tutto, e poi una cosa più semplice per gli attori, l'ho montata con lui, in mezzo alla strada a Piazza del Popolo. Ma non ci Sì, credo. non te l'avevo mai detto. No. Ecco, ho detto se la fai tu, la sapranno fare anche gli attori. E le persone intorno a voi che hanno Niente, era pensato? tardi, Ah, ecco, eravate soli. Senti, era notte, eravamo in giro per Roma così. Rita, io e te ci siamo ritrovati tante volte, no? Davanti a un caffè così a parlare e naturalmente abbiamo condiviso tanta della nostra esperienza come mamme. Tu hai due ragazzi, insomma, due ragazzi che adesso sono grandi come i miei. Che mamma sei? Allora, spero di essere stata una mamma abbastanza presente, compatibilmente con il nostro lavoro. È chiaro che gli ho sottratto delle ore, anche perché poi magari stavo fuori Roma, così. Però quando ero a Roma poi cercavo di essere molto presente. Ad oggi sono una mamma che li ha lasciati andare, perché tu lo sai, una sta a Milano, quell'altro sta in Germania, e adesso andrà ancora più lontano, a Bangkok, e quindi è ancora più Mamma faticosa. mia. Però sono una che li ho messi di fronte a quelle che potevano essere le difficoltà della vita, però poi ho lasciato anche che facessero i loro errori e poi c'ero pronta per accogliere eventualmente. Però insomma, mi dicono che rispetto a tante altre mamme che hanno visto in giro di amici loro, sono contenti di me, quindi Comunque speriamo. non c'è niente da fare, Quando guarda, parliamo quando di si parla dei figli, figli, l'occhio si lucida. Dobbiamo languido, è incredibile questa cosa. Senti, fare. qual è stato l'insegnamento più grande, o comunque qual è l'insegnamento più grande che tu speri abbiano raccolto da te? Il rispetto per il prossimo. Ecco come batte la lacrima. Vabbè, dai, non ti preoccupare, tanto è bello, insomma, voglio dire. Il rispetto, credo il rispetto, rispetto, la correttezza, però fondamentalmente rispetto per tutti, dall'ultimo degli spazzini a quello che sta lassù in su. Senti, oltre al tuo lavoro, che cos'è che più ti appassiona? Ah beh, la lista è lunga. Allora, mi piace molto curare il mio terrazzo, le piante, adoro le piante.
C'ho tutta una roba piena di un mobile pieno di orchidee che taglio, che cambio l'acqua, che Quindi metto proprio pollice quello. verde Pollice verde, assolutamente. sì. E anche un po' oramai è diventata la clinica delle orchidee a casa mia, perché tutte le mie amiche a cui regalano le orchidee che li stanno, mi sono in procinto di schiattare, le mandano a me. E so, oramai sono arrivata a 25 orchidee a cui do l'acqua ogni settimana. E poi la fialetta, e poi taglia quella, e poi taglia quell'altra. E poi ti dirò che mi rilassa proprio. Io la mattina, quando, dopo che ho fatto colazione, metto sul terrazzo, mi levo le foglie, faccio. E poi faccio anche un po' di bricolage, pitto, scartavetro, faccio un po' l'uomo di casa, visto che mio marito queste cose non le fa, le faccio E tu io. invece sei Io faccio, bravissima. sì. Invece che cos'è che ti fa sentire libera? Ho visto sui social spesso pubblichi foto legate alla natura, Sì, no? infatti ti stavo dicendo il Ecco, mi pare che mare. tu abbia proprio un rapporto molto, molto bello con la natura. Sì, il mare in principal modo. Poi pensa tu, per assurdo, insomma, ringraziando Dio, ho avuto modo di andare un po' in giro per il mondo e vedere bei mari, bei posti e tutto. Però il posto dove io mi sento più a casa, dove mi sento proprio libera così, è questa casina di mamma a Torvaianica, dove comunque il mare è pulito perché ci hanno messo i depuratori, si trovano anche le telline adesso, però io quando sono lì sono libera, mi sento libera e protetta. Senti, parliamo un po' del tuo rapporto con i social, perché tu sei, beh, tu nella vita sei battagliera, chi ti conosce lo sa, no? Però insomma, di solito non le mandi a dire, tu per esempio hai fatto comunque diciamo una denuncia forte quando è successo, no? Della richiesta di un esame, perché tu avevi avuto un melanoma e dovevi fare un controllo e ti eri trovata di fronte a una persona che ti diceva fra un anno. Ecco, Sì. dimmi un po', tu hai avuto la forza di denunciare pubblicamente, che fine ha fatto poi quella denuncia? È finita così, nel dimenticatoio. Nessuno ha. Ci sono state tante persone che hanno commentato, anche raccontando delle cose che erano capitate a loro, però poi è finita così. Sempre sui social, tu qualche tempo fa hai pubblicato i risultati di un gioco che diceva scegli il palloncino, perché ognuno di noi ha una qualità, cioè una qualità, ognuno di noi ha un aspetto negativo, scegli il palloncino e noi ti diremo qual è, e praticamente il tuo risultato è venuto fuori che ti prendi cura sempre delle persone che ami e che resterai sempre accanto a loro in ogni battaglia. Tanto io confermo, ma niente, quindi significa che non te l'ha trovata un aspetto negativo nel. Queste cose secondo me lasciano il tempo che trovano perché di difetti ce n'ho una marea, però su questo ci ha preso. Su Cioè, questo ci dimmene ha preso. qualcuno di difetto. Oh, mamma mia, sono assolutamente capatosta, sono a volte anche facilmente irritabile in alcune situazioni, non si direbbe, però è così. E che altro difetto ho? In Penso. questo gioco si diceva anche che tu sei troppo indipendente, che poi indipendente non è un difetto, A volte sì, però lo sai? no? Perché secondo me poi quando faccio un esempio magari con mio marito, no? Se lui vede sempre che io faccio tutto da sola, riesco a fare quella, contemporaneamente quell'altro, poi dopo dicono, vabbè, ma tanto non c'è bisogno perché ti devo dare una mano, no? Quindi potrebbe essere anche controproducente e Malinterpretato. malinterpretato, sì. Senti Rita, il futuro, se pensi al futuro, ti fa più paura o ti stimola? Entrambe le cose, mi stimola l'idea di forse riuscire a fare altre cose, lavorativamente parlando, di vedere i miei figli crescere, magari anche diventare nonna. Dall'altra un po' paura perché non sai mai quello che può succedere, no? Mi fa molta paura la malattia, queste malattie che preferirei morire di infarto, ecco, detto in italiano. Mi fa paura queste malattie lente nel tempo che coinvolgono poi tutti, che creano problemi per tutti. Quello mi fa molto paura. E per il resto. Però, insomma, nel nostro futuro c'è Rapunzel, il ritorno di Rapunzel. Ecco, dimmi un po', io sono felicissima di ritornare a teatro con quello spettacolo. Se tu Anch'io. pensi a quell'esperienza, che cosa ti viene in mente? Quali sono i ricordi più belli?
Allora, ce ne sono tanti, ce ne sono tanti. L'idea di rilavorare con te in teatro mi piaceva molto perché poi noi dopo Grise non avevamo fatto più nulla insieme e quindi questa cosa mi divertiva e mi spronava molto. L'idea di fare una favola dedicata comunque ai bambini, quindi di dover trovare un linguaggio diverso per la coreografia, quello mi ha molto spronato e mi è Beh, molto è capitato piaciuto. anche in un momento molto particolare Sì, della tua vita, no? adesso mi riesce la lacrimuccia, avevo perso mamma da poco, quindi è stato un aiuto. È stato abbastanza salvifico, Sì. diciamo. Sì, anche perché poi quando vado dentro la prova e chiudo la porta e tutto quello che ho intorno a me fuori rimane fuori. Mi ha aiutato molto. Senti, ma tu e Maurizio avete deciso di fare dei cambiamenti oppure rimettiamo lo spettacolo su così Secondo com'era? te, conoscendoci, È proprio per quello che te lo qualcosa chiedo. cambieremo, qualcosa cambieremo anche. Vabbè, con Maurizio si cambia anche in corso d'opera, mentre lo spettacolo è in scena, lui cambia, quindi figurati se non cambia adesso che lo rimettiamo in scena dopo 8 anni. E poi è chiaro che con dei nuovi elementi anche nel corpo di ballo, nei ruoli, inevitabilmente qualcosa dovrà essere cambiato, no? Perché tornando al discorso di Certo. prima, devi valutare le loro possibilità, le loro doti e mettere in risalto. Per cui cambierà Senti, qualcosa? abbiamo bevuto tanti caffè insieme, ma Sì. questo caffè, quello di questa mattina, che sapore ha avuto per Piacevole. Piacevole e divertita. Mi ha fatto, tu lo sai che io non sono una che amo stare davanti alle telecamere, mi imbarazzo, così invece è andata, sono tranquilla. Grazie. Cin. Al prossimo. Yes.